Rosmar Magari, Country Leader di AXA XL Italia. AXA XL ha puntato molto sull'innovazione. L'occasione di oggi è di vedere come di fatto l'innovazione si va ad applicare anche alla cultura e all'arte. Do la parola a quelli che saranno i nostri relatori di oggi e vi auguro di godervi questo evento. Grazie. Benvenuti a tutti, io sono Giacomo Nicolella, faccio il giornalista, mi occupo di mercato dell'arte e modererò oggi questa bella tavola rotonda dedicata a arte e digitale. Abbiamo cercato di fare un incontro molto concreto. È un mercato che si è affacciato al digitale tardi, quello dell'arte. L'ha incontrato recentemente, ma lo sta incontrando bene perché ci sono tante vie, tanti sbocchi possibili per far sì che il digitale possa essere uno strumento di evoluzione, di protezione, di conservazione, di diffusione dell'arte e del suo mercato. E allora direi, cominciamo subito con la presentazione degli ospiti. Ovviamente abbiamo Italo Carli, direttore generale di AXA Art, Risk Assessment, valutazione e protezione di un asset culturale. E quindi poi abbiamo Bernabò Visconti, fondatore di Art Shell, dopo vi spieghiamo che cos'è. Andrea Concas, che fa tante cose, però oggi è qui in veste di... Surfista. Sì, lui è stato un campione di windsurf, perché è sardo. E questa mattina è arrivato direttamente da Cagliari, però è qua per Art Rights e ci spiegherà che cos'è dopo. Abbiamo Luca Renzi, il direttore operativo di Cinello e Save the Artistic Heritage, un'altra nuova, realtà da conoscere. E chiudiamo con Roberto Ferrari, che è ideatore, l'abbiamo messo così, comunque fondatore della startup designitaly.com. Il nostro approccio è stato cercare di capire che cosa possiamo fare con la tecnologia per migliorare, tra virgolette, i processi e soprattutto anche la comprensione da parte dei clienti di quelli che sono i rischi che corrono. Il divulgatore per eccellenza, perché l'avrete già visto su internet, con i suoi video che raccontano e spiegano il mondo dell'arte, di solito è molto bravo a fare queste cose. E tra l'altro adesso ci fai una fotografia prima generale e poi arrivi alla tua idea. Sì, assolutamente sì, perché ogni giorno sì, parlo di arte, ma anche tutte le persone che sono qua oggi in qualche modo hanno a che fare con l'arte. E parto da lontano perché tutti pensiamo al mondo dell'arte solo come i 67 miliardi delle opere vendute. In realtà intorno al mondo dell'arte ci sono 20 miliardi di servizi legati al sistema e al mercato dell'arte. E questo ci deve far capire come intorno a un sistema ci siano delle economie. In queste economie c'è la quotidianità del mondo dell'arte. I 67 miliardi sono il cappello, quello che piace a tutti, questo è il mercato, ma se consideriamo un Salvator Mundi da 400 milioni, capiamo che è una cifra molto grande. Quindi di conseguenza pensiamo che nella quotidianità, in tutti questi servizi, ci siano delle peculiarità del mondo dell'arte. Pensiamo quindi a tutte le informazioni e a tutti quegli stakeholder che girano intorno a un'opera d'arte, quindi galleristi, curatori. Ed allora è qua che la tecnologia potrebbe aiutare la quotidianità, però per parlare di quotidianità ovviamente dobbiamo pensare a quelle che sono tutte le informazioni che potrebbero aumentare o meno o aiutare a gestire, conservare, valorizzare, poi vendere ovviamente un'opera d'arte. Quindi più informazioni noi abbiamo su uno storico, che sia esso di gallerie, di esposizioni, di autentiche da parte degli archivi e ancora di passaggi in asta, oggi tutto questo diciamo che viene quasi perso dietro un'opera d'arte. Si parla oggi di blockchain. La blockchain è questa tecnologia che permette di certificare un'informazione tramite dei database decentralizzati. Cosa significa? Che si passa un'informazione e questa viene crittografata, quindi non passano le informazioni online, ma viene validata non da un singolo computer database, ma da tanti sparsi nel mondo. E questo permette che questa informazione possa essere in qualche modo validata e incorruttibile, quindi ha un valore di timestamp, di validazione temporale.
Nel mondo dell'arte le applicazioni che si stanno valutando ormai da 3 anni, ovviamente empiricamente perché non vi è ancora un apparato legislativo tale da supportare questa tecnologia, è il fatto legato all'arte digitale, è legato in quanto è perfetta per documentare l'autenticità di un documento digitale, c'è cioè un file A, viene crittografato, passato in blockchain, data una data e quindi certificato. Il secondo invece soluzione sono la tokenizzazione delle opere, quindi la possibilità di frammentare un'opera come dei titoli, ovviamente ci vuole un mercato liquido affinché questo possa avere un valore, e poi ci sono i servizi quotidiani, ossia una soluzione al business quotidiano, quindi tracciare tutte queste informazioni. Oggi noi se pensiamo a un'opera d'arte, pensiamo che intorno ad essa operano diversi operatori, o meglio supportano la sua promozione, artisti, galleristi, musei, pubblicazioni. Di tutto questo quasi si perde traccia. Ogni volta che viene venduta un'opera, in qualche modo si rifà da zero quasi la due diligence, perché ogni acquirente vuole essere garantito e perché anche i certificati e la documentazione a supporto spesso è sottoposta a falsificazioni. Questo determina una fiducia nel mercato, che è quella oggi quotidiana. Quello che noi facciamo e che stiamo facendo è la possibilità di creare e documentare questi passaggi. Come lo facciamo? Andando a creare un sistema a valenza legale, quindi con utente certo, privato, quindi in cui ognuno gestisce le proprie informazioni, e chiedendo conferma di un'informazione iniziale, quindi con una validazione temporale, quindi con una data certa, a tutti gli stakeholder che hanno avuto a che fare con l'opera. Pensiamo alla galleria. Quindi, che cos'è ArtRights? È un passaporto per un'opera d'arte privata, in cui l'utente, il collezionista, chiede delle conferma delle informazioni che ha inserito e lo fa in maniera privata. Lo chiede a galleristi, musei e operatori del settore che in qualche modo possono confermare, secondo legge di diritto d'autore, cosa significa. Io ho un quadro, dichiaro che questo quadro è mio, ho questa documentazione. Poi, se questo quadro per me è stato assicurato da AXA, è stato conservato da Art Defender, eccetera, per me è un sistema di qualità. Oggi tutto questo si perde. Una galleria compra un quadro, fa il vernissage, investe dei soldi. Una volta che vende l'opera, la galleria finisce col suo markup e di conseguenza non abbiamo più traccia di questo valore. In realtà il gallerista ha parlato con tantissimi collezionisti, ha creato una catena di valore. E questa catena di valore oggi nell'arte in qualche modo si perde dopo la vendita. Noi la valorizziamo, perché la valorizziamo? Perché ognuno di questi stakeholder ovviamente c'è un revenue share, quindi la possibilità di creare un nuovo mercato. Dopodiché l'obiettivo per la gestione sarà quello di andare a supporto degli altri sistemi gestionali, quindi Quindi un questo appendice. Golgota che tu stai cercando di, no? Di superare, gli step a stretto giro quali sono per te? Adesso tu stai raccogliendo adesioni per... Adesso stiamo già testando la piattaforma, a breve usciremo con i primi, quindi ci sarà una prima fase di beta test perché lavoreremo dagli artisti emergenti, quindi abbiamo le collaborazioni con diverse accademie, abbiamo 2 dottorati di ricerca con l'Università di Sassari, perché parliamo anche di smart contract, di contratti dove non vi è appunto uno storico. E quindi in questa fase faremo proprio il test di lancio, agli studenti lo regaliamo noi il sistema gestionale, ma poi l'obiettivo per noi non è fare un Perché sistema chiaramente con i nuovi gestionale. è tutto più facile, no? Perché Assolutamente. il giovane artista ha tutto l'interesse. La blockchain non è la panacea a nessun male del mondo dell'arte, è una tecnologia, è come tale, è l'utilizzo quello che conta, è come un'email, come internet. Esistono varie tipologie di blockchain, o meglio, esistono varie tipologie di applicazioni che utilizzano la blockchain. Questo è molto importante da capire quando si parla di queste tematiche. Il mercato dell'arte ha in qualche modo bisogno di tecnologia, che non sia la blockchain a risolvere questo problema, non vi è dubbio. Ma sicuramente qualcosa cambierà nei prossimi decenni, ci saranno nuovi collezionisti, ci saranno nuovi sistemi di gestione e valorizzazione. Vi è concretamente la possibilità di creare nuovi mercati, ossia quando noi vendiamo un'opera, vendiamo anche la documentazione, dietro un Pollock da 10 milioni probabilmente ci sono 100 pagine, quindi vi è la triade delle certificazioni, analisi chimica, expertise e poi tutta l'analisi documentale e storica. Tutta questa certificazione può costare anche 100.000 dollari in questo caso. Spesso oggi l'Istituto di Ginevra dichiara che ci sono oltre il 50% delle opere immesse in mercato sono di errata attribuzione, addirittura false, secondo le loro analisi, o ancora che viene venduta un'opera del valore di una casa con un quarto della documentazione. Queste sono le zone grigie di cui citavi prima. E allora lì c'è domanda e offerta, c'è di mezzo il mercato. È lì che bisogna iniziare a capire come si può ovviare a queste problematiche. Sì, e poi sono problematiche che quando magari si possono considerare superficiali finché non ci si ritrova
nel caso specifico, perché io eredito una importante collezione, sono convinto di avere un tesoro. Sì. La casa al mare in salotto. La casa al mare, no, mio zio aveva lo schifano, sì. Arrivano da me spesso, mi dicono, ah sai Giacomo, c'è uno schifano molto particolare, vale sicuramente un lancio, ma è archiviato? Ah boh, non lo so, ecco benissimo. E qui inizia subito il... Marionia Bassetti, le 3D, decesso, declino e divorzio, che sono le regole che muovono il mercato. Quando succede uno di questi eventi, succede qualcosa e in qualche modo una persona si attiva, inizia a cercare i documenti perché deve o capitalizzare o perché la moglie o il marito hai un grande capitale. Non ce li hai. E allora te li devi inventare e devi andare a chiedere in giro e quindi andare a dimostrare. Strumenti come questo permettono di tracciare queste informazioni. Andrea, ma se uno volesse iniziare a collaborare con ArtRights, insomma, inserirsi assolutamente in questo circolo virtuoso, cosa deve fare? Può mandare adesso un'email, è tutto su invito, quindi abbiamo una piattaforma privata per i primi test tra artisti, collezionisti, gallerie e istituzioni, in cui stiamo appunto testando tutti i certificati. Il valore più grande poi in realtà non è soltanto il sistema di conferme, ma è un sistema di interscambio di informazioni. Oggi quando riceviamo una documentazione sia per un quadro da assicurare, spesso riceviamo 50 email allegati pesantissimi. Tutto questo serve anche come protocollo di scambio. Stiamo parlando col MoMA, il MoMA spende milioni di euro per ogni mostra, ci mettono circa 2 anni i curatori per verificare che non succeda quello che è successo con Modigliani in Italia, ossia per vedere che le opere siano effettivamente vere. E queste lo fanno andando a scovare le opere in giro e raccattando tantissima documentazione di varia natura. L'arte è quasi una prateria, dobbiamo pensare che anche le cose piccole possono aiutare la quotidianità. E anche solo la digitalizzazione, che sia un sistema gestionale, che sia un sistema di interscambio, potrebbe agevolare tante procedure a quei famosi 20 miliardi e quant'altro.